È sempre più emergenza ambientale e oggi i giovani di 27 paesi sono scesi nelle varie piazze per chiedere azioni forti e immediate contro i cambiamenti climatici. È la terza volta che il movimento Fridays for Future, ispirato da Greta Thunberg, organizza uno sciopero globale. Il grido di protesta coordinato dall'attivista svedese è stato colto anche a Fano, dove i numerosi studenti sono scesi in piazza per manifestare contro i cambiamenti del clima, contro gli sprechi, contro l'eccessivo uso di plastica e la politica mondiale. Dunque, cosa sostiene l'affermazione che riporti sul cartello? Che diciamo che la nostra generazione, ma così come tutto il resto delle persone, è più interessata a beni materiali, come in questo caso il wifi, e piuttosto che alla sopravvivenza nostra e del pianeta. E di conseguenza, se gli alberi, che ovviamente stiamo distruggendo, ci dessero wifi e quindi ci rendessero possibile utilizzare la tecnologia in qualsiasi posto, noi saremmo molto attenti alla loro sopravvivenza. Il problema è che ci danno l'ossigeno che ci serve per vivere, eppure noi ce ne freghiamo. Oggi siete presenti con quale scuola? È il liceo Torelli di Fano. Le multinazionali si interessano di più ai soldi più che all'ambiente, considerano quindi l'economia più importante dell'ambiente e della nostra specie e delle specie che abitano questo pianeta. E questo non è assolutamente giusto, perché loro possono veramente fare anche loro una grande differenza. Come si potrebbe risolvere secondo lei la situazione? Ognuno deve fare il suo, sia multinazionali sia le istituzioni e anche lo Stato. Il corteo di studenti partito dal primo mattino è stato coordinato dal gruppo di ragazzi del movimento di Fano, che hanno invocato la lotta contro il cambiamento attraverso una rivoluzione intellettuale, mediatica e di coscienza, con l'obiettivo di migliorare la città. Il movimento si batte anche per portare avanti le 10 proposte consegnate al sindaco lo scorso marzo, riguardanti l'ambiente nelle scuole fanesi. Nello specifico riguardano l'ambiente scolastico, quindi come potrebbe il comune, come potrebbero le istituzioni migliorare l'ambiente dal punto di vista scolastico, quindi dal non usare più la plastica, dall'usare energie rinnovabili, eccetera. Ma vogliamo continuare anche cercando gente, cercando ragazzi, cercando tutte queste persone che sono qui in piazza per un aiuto, per pulire Fano, per pulire Urbino, visto che ci sono anche i ragazzi di Urbino, e per aprire un tavolo di lavoro con l'amministrazione, con il comune, con il sindaco, con i consiglieri, con gli assessori, per farci aprire le porte del comune per lavorare insieme per l'ambiente. Presente alla manifestazione anche il sindaco Seri, che ha voluto lanciare una sfida ai tanti giovani presenti. Allora ho detto loro, cerchiamo di fare una cosa insieme. Fate un gruppo di 100 giovani tra i 15 e i 30 anni che lavorano su alcuni progetti forti per la nostra città, che arrivano dal vostro punto di vista, e noi ci ragioniamo insieme. E la risposta è stata un grande applauso, perché i ragazzi effettivamente guardano sempre avanti, ed è questa la sfida di quello che deve fare un'amministrazione. Era il 2019, tutti si unirono e aggiustarono il clima. Cosa avete voluto esprimere? Che dovrebbe incitare tutti ad aiutarci a cambiare il pianeta, perché la Terra sta morendo. E non sono un'unica specie a rischio, è così? In senso che siamo tutti a rischio, perché non solo gli animali sono a rischio, ma anche noi, ed è un pericolo.